devo fare una presentazione prima di passare la parola ai miei assistenti, volevo dire chiaramente che siamo molto soddisfatti per la vittoria di oggi, sofferta, ma non mi aspettavo assolutamente una partita facile, ma soprattutto per aver raggiunto, dati alla mano, la certezza di accedere alla seconda fase di questo campionato tra le prime tre, un risultato prestigioso con ancora tre giornate da giocare e soprattutto averlo fatto oggi davanti a questa cornice di pubblico mi rende ancora più felice. Ci sono loro, è stata una settimana difficile, io sono stato assente fino a stamattina, da mercoledì. Sanford era in dubbio se giocare, Gazzotti come avete visto non è riuscito a giocare, e quindi abbiamo preparato la partita in difficoltà, hanno preparato la partita, quindi mi sembrava giusto riconoscere a loro, e credo che sia giusto che siano loro a parlare della partita, perché il lavoro dello staff è molto importante per quanto mi riguarda. Se oggi siamo primi in classifica non è sicuramente grazie ai giocatori, io come allenatore ho la visibilità, ma ci sono tante persone che lavorano nelle oscurità, ma sono altrettanto importanti, perché spesso in Italia, soprattutto nell'ambiente pallacanestro, si commette l'errore di pensare che dopo i giocatori e l'allenatore tutte le altre figure sono dei costi, ecco, invece non la penso così, perché cambia avere dei bravi collaboratori o non averli. E quindi, visto che per tantissimi anni a Roma ho ricoperto il ruolo d'assistente, so cosa c'è dietro la preparazione di una partita, so l'impegno e il lavoro che fanno gli assistenti. Oggi ci sono loro, ma potrei parlare anche dello staff medico, dei fisioterapisti, del preparatore, di tutti. E quindi oggi diciamo che approfitto anche di questa situazione, oltre ad avere una voce improponibile, per lasciare la parola a loro. Parto con una premessa. Credo che questa squadra è una squadra nuova per il giocatore, è una squadra nuova anche di staff, però, e avete visto quello che ha detto e che ha fatto Antimo oggi, e per mia esperienza sembra di lavorare con Antimo e con Paolo da tanto tempo, e non mi sembra di essere, diciamo, al primo anno insieme. E credo che questa sia una cosa che noi viviamo giornalmente, e credo che noi riusciamo a trasmettere alla squadra, e la squadra recepisce questa cosa, recepisce che siamo un gruppo unito e che questa è forse una delle nostre forze. Questa settimana mi è mancato un po', però oggettivamente siamo rimasti sempre in contatto, abbiamo lavorato insieme, io e Paolo abbiamo gestito gli allenamenti, e la squadra ha risposto bene. Quindi siamo contenti. La sottoscrivo tutto quello che ha detto Andrea, nel senso che siamo per primo uno staff molto affiatato e poi anche un gruppo di giocatori, quindi da questo punto di vista merito sicuramente anche Antimo, che ci ha sempre coinvolto tanto, ci dà spazio, ci ascolta e riesce sempre a trovare la quadra comune. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda che facevi, sì, dove possiamo arrivare, sinceramente la partita di oggi credo che sia un po' la dimostrazione che dobbiamo sicuramente mettere il giusto atteggiamento e poi forse possiamo pensare a dove arrivare, perché abbiamo fatto una prima parte della gara un po' sgonfi, un po' mosci, e la seconda parte invece un po' più col nostro DNA, quello che ci ha contraddistinto fino adesso, e quindi per il proseguo della stagione sicuramente questo deve essere la strada. Sansevero secondo me è venuta a giocare una partita molto attenta e aveva preparato molto bene la partita. Ci ha tolto un po' di fluidità facendo tanti cambi difensivi, e all'interno dei cambi difensivi sono stati bravi a reggere l'uno contro uno anche in situazioni mismatch, quindi sia fuori a riga i tre punti sia dentro l'area. In queste situazioni siamo stati, diciamo, abbiamo fatto fatica a muovere la palla come facciamo solitamente, e poi anche la percentuale del tiro a tre punti, abbiamo chiuso 1 su 10
con un tiro di Radonjić, se non mi sbaglio, a 30 secondi alla fine del secondo quarto, quindi praticamente non abbiamo segnato mai da fuori, e in questo modo diventa un po' complicato, insomma, prendere ritmo. Non siamo riusciti mai a prendere ritmo, siamo stati contenti, poi dopo credo che comunque la nostra pallacanestro parta sempre dalla difesa, e forse questa è veramente la cosa che ci sta facendo fare molto bene. E i primi possessi del terzo quarto, l'intensità difensiva è aumentata notevolmente, siamo riusciti a correre un po' di più, siamo riusciti a giocare di più in campo aperto, e poi nella pallacanestro anche due bombe in fila poi ti danno un'energia diversa, e da lì secondo me è cambiata la partita. Sicuramente Nathan ultimamente ha una dimensione interna più efficace, e questo lo può fare perché ha sia fisico che tecnica per sfruttare vantaggi anche vicino a canestro. E il fatto che giochi da 5, diciamo, poi sono situazioni tattiche che possiamo andare a trovare durante la partita, ma siamo un po' costruiti così in tutti i ruoli, nel senso che abbiamo molti giocatori intercambiabili che possono ricoprire ruoli anche diversi, e il fatto di poter adattarci alle partite e fare queste scelte tattiche sicuramente per Antimo e per noi è un valore aggiunto. Mi fai una domanda che proprio nella settimana che sinceramente ho vissuto come il maratoneta gli ultimi 100 metri, nel senso che personalmente sentivo un po' questo primo step della stagione con un pochino di ansia, anche perché magari l'anno scorso le cose non sono andate come speravamo, ed è bellissimo vedere il Palafiera pieno con tanti ragazzini, tra parentesi c'erano anche ragazzini di società dove ho allenato all'inizio della mia carriera in passato, così, quindi mi ha fatto veramente molto piacere di vedere il Palafiera pieno.